nostro istituto attende indirizzi, un indirizzo linguistico, uno scientifico e tecnologico per l'indirizzo delle scienze umane. Il lavoro è stato realizzato in lingua inglese dall'intera classe 4O del liceo linguistico. Abbiamo scelto come tema la scuola medica salernitana perché ci sembra uno straordinario esempio di modernità. E non voglio togliere il tempo al lavoro e cedo la parola a mia. Il nostro lavoro illustra la storia della scuola medica salernitana, la prima università medica in Europa, e dà risalto a tutte le principali caratteristiche che fecero di essa un'istituzione unica nel Medioevo. È stato presentato in forma multimediale utilizzando un formato realizzato dal laboratorio OCC del Politecnico di Milano. 20 voci narranti illustrano in inglese la storia della scuola medica salernitana, dei suoi principali medici, tra cui la prima donna medico Trotuale Ruggero, le teorie che erano alla base della conoscenza medica del tempo ed infine i luoghi principali della scuola medica in Salerno. Il lavoro si conclude con i consigli del Regione Sanità di Salernitano che i medici danno ai propri pazienti. Tra i vari consigli ne citiamo uno. Serena e medici a portata di mano, ti faccio alla medici queste tre cose: mente serena, riposo e moderazione nel mangiare. L'argomento scelto ci è parso molto significativo, in quanto rappresenta uno straordinario esempio di integrazione culturale. La scuola, infatti, fu il luogo in cui tutti i saperi medici del mondo arabo, ebraico e della tradizione greco-latina si fusero. C'è una leggenda legata alla nascita della scuola medica salernitana. Si racconta che un medico latino di nome Salernus, ferito a una gamba, attirò l'attenzione di un medico greco di nome Pontus per il modo in cui medicava la sua ferita. Anche altri due viandanti, l'ebreo Elinus e l'arabo Abdera, si fermarono incuriositi e dissero di essere anche loro dei dottori. Fu così che insieme decisero di fondare una scuola e diffondere le loro conoscenze. Da un punto di vista culturale è importante dire che la scuola era aperta anche alle donne, le quali distinsero sia nella pratica che nella produzione di trattati medici. Gli insegnamenti dei dottori medievali appaiono ancora oggi attuali, in quanto davano importanza alla prevenzione, alla dieta e all'attività fisica, per conservare il corpo in buona salute. Con la nostra narrazione abbiamo voluto fare qualcosa in difesa del patrimonio immateriale di Salerno e conservare viva la memoria di persone che diedero lustro alla nostra città. Convinto nazionale Vittorio Emanuele II Roma. Il convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, scuola 2.0 nazionale e referente regionale per il Lazio, aderito alla rete di scuole associate UNESCO per l'anno scolastico 2012-2013 con il progetto Back to Peace, impegno alla pace, collaboratore di tutela del patrimonio archeologico e artistico, anche in sinergia con il convitto. Stati rappresentati gli uccelli di Aristofane. Nell'anno scolastico 2011-2012 invece sono state messe in scena le donne al Parlamento dello stesso autore, la cui tematica appare in quanto mai attuale per il conflitto tra i ruoli uomo-donna nella società. Donne alla moda, donne controcorrente, nell'occhio.
Ciao, siamo gli alunni del Comitato Nazionale di Tivoli, una città che vanta due siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Siamo fieri di rappresentare una istituzione educativa dove tradizione e innovazione creano una miscela esclusiva. Vogliamo che una posizione privilegiata. Guardate là. La nostra scuola è una terrazza su Via Destri, Patrimonio Mondiale del 2000. Grazie alla buona dirigenza, per accordo di rete, ci incontriamo gli amici del Comitato Nazionale di Roma, anche via web. Pensate, abbiamo un libro di aula, siamo nel web 2.0 e attraverso alla ambiente di apprendimento multimediale, collaboriamo nei progetti, condividiamo informazioni, socializziamo, sperimentiamo tecniche, insegnamento innovative. E sto con la sola, non è sufficiente, vorrei che impresteremo in Bruxelles per spero che per lo desco. Oh, noi protezioniamo, oh sì, nella frontiera. Meanwhile, we are students from all over the world. We do spend a lot of time to improve our knowledge of foreign languages. Ma non solo, tra qualche tempo saremo il fulcro di un evento internazionale promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. A Bruxelles, nel corso della conferenza Pace e Benessere, valori fondanti dell'Unione Europea, autorità nazionali e internazionali hanno firmato il Pledge to Peace, impegno per la pace promosso dal primo vicepresidente vicario Gianni Pittella. Il nostro istituto ha risottoscritto l'impegno. Anche gli studenti delle classi terze della secondaria e di primo grado a Bruxelles hanno concluso il progetto Diversità e Legalità, percorso di educazione alla cittadinanza europea. Insieme che il convinto diventasse un laboratorio culturale della pace. Il primo esperimento è stato appunto il Congo. Il convinto ha promosso nelle sue scuole interne il concorso Pace e Benessere dei cittadini e solidarietà, che ha visto impegnati gli alunni della scuola primaria a disegnare la pace, della secondaria di primo grado a scrivere sulla pace, dei licei a proporre progetti di pace. I braccialetti colorati come l'arcobaleno sono la realizzazione del progetto vincitore. Questa fobia, sebbene molti ne siano inconsapevoli, è molto frequente tra i ragazzi, che per sentirsi i più giusti tentano in ogni modo di reprimere le loro diversità. Sapete perché molti si comportano così? Perché non capiscono che tutto quello che cercano di nascondere, quei lati e quelle sfaccettature del loro carattere, che non hanno mai dimostrato a nessuno, li renderebbero invece diversi, migliori, unici. Spesso si fa un grande errore, associare il termine diverso alla parola sbagliato.
Perciò giudichiamo inadeguati tutti i nostri atteggiamenti o pensieri che ci sembrano differenti da quelli di chi ci circonda. Una cosa diversa può essere giusta o sbagliata, ma va comunque rispettata e accolta. Oggi vorremmo far capire a tutti quelli che si credono diversi che il primo passo per star bene con gli altri, per riuscire a varcare quella soglia, quel cancello chiamato società, senza essere costretti a cambiare e trasformare quella che a noi sembra una stranezza in punti di forza, in qualità, che ci caratterizzino e ci migliorino. Bisogna credere in quello che si è, anche se a volte sembra totalmente sbagliato, anche se a volte tutti sembrano rimanere contro. Colui che ci infernisce è quello che ci invidia e ci ammira di più, e tenta di reprimere la sua ammirazione e gelosia per le nostre peculiarità. Immaginate solo per un attimo come potrebbe essere bello un mondo diverso, se ognuno si mostrasse realmente. Sarebbe un mondo privo di restrizioni, di pregiudizi e di persone emarginate, perché ognuno avrebbe la libertà di essere ciò che vuole, senza doversi curare del giudizio altrui. Tutti potrebbero star bene insieme, senza dover vivere dietro le maschere che per tanto tempo si sono dovuti costruire. Noi oggi, con questa corda, cerchiamo di rappresentare un'unione tra persone diverse, un'unione basata sulla nostra vera personalità, basata sull'essere diversi e liberi e sul rispettarsi. Un'unione che accoglie ogni idea, dove non regnano i pregiudizi, ma le mentalità aperte, le curiosità, lo spirito di iniziativa, la solidarietà, l'altruismo e la voglia di sognare tutti assieme per crescere in quel mondo che sembra tanto un sogno, ma che forse se ognuno di noi imparasse ad accettare gli altri, specialmente se stesso, potrebbe presto diventare realtà. Ho preso un po' di voce io, dello straordinario lavoro che voi ragazzi avete fatto.
per i quali chiedo a tutti un applauso, perché siete stati veramente straordinari per quello che avete fatto, scritto e ideato in questo percorso relativo alla celebrazione delle azioni, sui diversi valori e passaggi del significato, come prima Sua Eccellenza l'Ambasciatore aveva precisato, del valore dell'UNESCO. Un patrimonio dell'UNESCO, qualcosa di immateriale, diceva una ragazza prima, che è la musica come patrimonio dell'UNESCO, grazie alla collaborazione della Marina, realizzeremo un pezzo di celebrazione dell'UNESCO, celebrazione della competenza musicale. Siamo onorati di ospitare il quartetto di sassofoni della banda della Marina Militare.